Giunta la 38ª edizione, SIGEP conferma la sua leadership internazionale indiscussa come fiera dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo, nei settori della gelateria, pasticceria artigianale, panificazione, abbinati al mondo del caffè. Una rassegna straordinaria di tutte le anticipazioni, tendenze ed innovazioni delle quattro filiere, in esposizione dalle materie prime ed ingredienti agli impianti e attrezzature, arredamento e servizi. La storia di SIGEP è nata su suggerimento dei gelatieri italiani aderenti alle associazioni artigiane che chiedevano una manifestazione di supporto alla loro attività e scandita da un crescente successo che prende avvio con la sua inaugurazione nel 1980. L'idea di affiancare all'area espositiva un ricco programma di eventi spettacolari si è rivelata fin da subito vincente. Le relazioni internazionali sono garantite da una rete di collaborazioni che coinvolge 40 paesi. Per connettere al meglio domande e offerte, già da anni è attivo il progetto Top Buyer dei 5 continenti che permette a espositori e buyer stranieri di definire l'agenda degli incontri da sviluppare in fiera. E proprio la città di Rimini diviene protagonista. Andiamo a sentire uno degli imprenditori della zona nell'entroterra riminese, ovvero Giancarlo Fabbri. La nostra ditta quest'anno fa 40 anni di attività. In questi 40 anni abbiamo lavorato sodo, abbiamo fatto tanti tipi di macchine. Noi siamo nati 40 anni fa. 40 anni fa siamo nati come stampisti, tant'è vero che la ditta si chiama IGF Italstampi. Ancora oggi facciamo qualche stampo, in particolare per noi e anche per conto terzi, ma la maggior parte la facciamo per noi. Quando creiamo un macchinario, una macchina nuova, la progettiamo anche in base a stampi, perché è il nostro forte. Dopodiché, dagli stampi, subito dopo, un paio d'anni dopo, abbiamo cominciato a fare delle griglie a pietra lavica per uso famiglia. Abbiamo fatto queste griglie, poi ce le chiedevano per uso ristorazione e le abbiamo fatte per uso ristorazione. Dopo ci chiedevano delle impastatrici, abbiamo cominciato a fare delle impastatrici, fino a che adesso noi abbiamo una serie di 24 tipi. Ultimamente dopo abbiamo fatto degli stand di pizza, abbiamo fatto delle sfogliatrici per la pasticceria, abbiamo fatto tante cose, anche una macchina per cuocere la pasta in automatico.